belli d'Italia, Italia se desta, l'elenco di Scipio si cinta la festa, dov'è la vittoria, ne porga la chioma, che schiava di Roma, che Dio la creò. Fingiamci a corpe, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia piantò. Stringiamci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia sia nostra. Gentili signore e signore, buongiorno. Prima di tutto devo ringraziare gli ospiti presenti che sono l'ingegner Filippo Giovannini, sindaco di Savignano, la dottoressa Maura Passaglia, assessore alla cultura del Comune di Savignano, il generale Antonio De Vita, il luogotenente Vincenzo Di Canossa e il luogotenente del giudice Antonio. Ringrazio della loro presenza. Dobbiamo fare una cosa molto bella che ripetiamo annualmente per ricordare un accademico molto importante che è l'illustre l'avvocato Gino Vendemini, che è stato il nostro illustre concittadino e accademico. Noi tutti gli anni dedichiamo al Gino Vendemini due borse di studio agli studenti più bravi della zona. Allora, il sindaco di Savignano dà un riconoscimento, chiamiamolo così, ad Acciari Laura, che è qui, che ha conseguito la maturità presso l'Istituto Tecnico Commerciale Rino Molinari di Sant'Arcangelo di Romagna. Bene. No, volete commentare, dire qualcosa? Prego. E sicuramente ringrazio per questo premio e è sempre bello essere riconosciuti per quello che si fa. Bravo. Che è anche un simbolo che lo studio può essere comunque premiato se ci si impegna, che non è da sottovalutare come cosa. Siete molto bravi tutti e due. Vi meritate questi premi. Dunque, oggi è una giornata, come sapete, molto importante, perché diamo la Rondon a una persona, Gloria Manzelli, che è una donna molto importante. Allora, dottoressa Manzelli Gloria, dirigente penitenziario, direttore case circondariale Brescia Verziano, Ministero della Giustizia, direttore casa circondariale di Lodi, Ministero della Giustizia, vice direttore casa circondariale di Milano San Vittore, Ministero della Giustizia. Attualmente è direttore della casa circondariale di Milano San Vittore.
relatore quarta conferenza mondiale di Science for Peace, Fondazione Veronesi, 16-17 novembre Università Bocconi a Milano, presidente del Consiglio regionale di disciplina per il personale della Polizia Penitenziaria, componente supplente per esame vice ispettori del Corpo della Polizia Penitenziaria, componente commissione per concorso medici incaricati per istituti penitenziari, funzionario istruttore per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria, componente commissione arbitrale, relatore quarto congresso nazionale FIMP Criminologia e Prevenzione, Firenze 2010, docente presso la Scuola di Formazione di Polizia Penitenziaria di Parma. Dunque, la Rondor è un premio ed è essenzialmente romagnolo, in quanto destinato a chi sia nato in Romagna. Fra l'altro, qui presente è nata a San Mauro Mare. Ho detto bene? Quindi più romagnola così di San Mauro Mare. Dunque, nel corso della sua vita abbia onorato la terra d'origine con opere di ingegno, arte e altre attività eccelse. Io la ringrazio della sua presenza, ma gli do la Rondor. Ora, dottoressa Monzelli, lei, se vuole parlarci un po' di lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. E intanto i ringraziamenti, oltre che doverosi, particolarmente sentiti al consiglio direttivo della Rubiconi Accademia dei Filopatridi, al presidente dottor Valducci e a tutti voi, autorità civili, militari, ospiti intervenuti, alla mia famiglia un caro saluto e un caro ringraziamento. Sono romagnola doc, su questo non c'è alcun dubbio. Sono nata in piazza San Mauro Mare, quindi tutti, tanti savignanesi frequentano i lidi sanmauresi, per cui non sono, sono certa che sappiamo e conosciamo tutti quanti la zona. È un onore ricevere questo riconoscimento, un onore e un'emozione grandissima, e penso si percepisca. In questa realtà, in questo edificio storico, ho visitato le sale della biblioteca. Sono uno scrigno di tesori immensi che hanno fatto la storia non solo di questa accademia, ma delle nostre terre e della nostra popolazione. Sono nata appunto a San Mauro Mare, non vi dico gli anni perché sono talmente tanti che sicuramente sono parecchi. Ho lasciato la Romagna nel 91 quando, a seguito della vincita di un concorso, del concorso per vice direttore dell'istituto penitenziario, mi hanno assegnato a Milano San Vittore prima nomina come vice direttore. Ho lavorato lì un paio d'anni, dal 91 al 93, dopodiché è arrivata la nomina direttore e il trasferimento alla casa circondariale di Lodi, dove sono rimasta 4 anni e poi trasferita alla direzione degli istituti penitenziari di Brescia, casa circondariale e casa di reclusione, dove sono rimasta 8 anni, e poi tornata a San Vittore per la reggenza, quindi per la direzione dell'istituto penitenziario. Non sono una mosca bianca per quanto riguarda il fatto che io sia donna a capo di un istituto penitenziario. Di queste dimensioni sicuramente sì, non siamo tantissime, ma
le colleghe donne che dirigono istituti penitenziari sono oggi di gran lunga il numero maggiore rispetto ai colleghi uomini, quindi in questo caso si tratta di come dire, risolvere il problema delle quote azzurre, non delle quote rosa. Il motivo per cui questo si è verificato non lo so, probabilmente c'è una maggiore attenzione da parte del genere femminile a questo tipo di attività, a questo tipo di professione, comunque non sono una rarità, non sono un'eccezione. Mi occupo dell'intero istituto penitenziario, la casa circondariale di San Vittore è balzata negli anni da sempre nel bene e nel male agli onori delle cronache, un po' per i vari problemi di sovraffollamento, di eventi critici che nei decenni si sono verificati. Ne cito uno per tutti: una bruttissima evasione di Valanzasca 30 anni fa, 35 anni fa. Un po' anche però perché il San Vittore ha fatto la storia della, tra virgolette, politica penitenziaria dell'intero sistema penitenziario. Negli ultimi anni si è parlato molto di carcere, si è parlato molto delle difficoltà che il sistema penitenziario italiano stava vivendo a causa del problema del sovraffollamento. Nella sua visita che fece il presidente Napolitano nel 2013, febbraio 2013, se non ricordo male, a San Vittore, volle constatare di persone entrando all'interno delle celle che cosa significava sovraffollamento. E ora, se mi permettete, ve lo racconto, non vi tedierò oltre perché la mattinata è bella, insomma, sarò nei termini che mi avete dato. Abbiamo tempo. Il presidente, il sovraffollamento, vi cito i numeri di San Vittore, ma che trasferiti poi su scala nazionale sono assolutamente sovrapponibili. Nel 2012 in Italia erano recluse 65.000 persone a fronte di 45.000 posti disponibili all'interno degli istituti penitenziari. Per quanto riguarda San Vittore, eravamo la maglia nera tra gli istituti penitenziari per quanto riguardava il sovraffollamento. A fronte di un carcere con una capacità recettiva, con una disponibilità di 800 posti, noi avevamo stabilmente presenti 1.800, 1.900, fino anche 2.000 persone, però con 3 reparti chiusi, quindi di quegli 800 posti bisognava fare un'ulteriore scrematura. Essendo l'unica casa circondariale sul territorio di Milano, esattamente come altre realtà dei colleghi di Poggio Reale, di Roma Regina Coeli, di Palermo Luciardone, quindi realtà collocate all'interno di un'area metropolitana molto grande e molto appetibile sotto il profilo economico e quindi catalizza una serie di movimenti, flussi migratori molto, molto importanti, evidentemente il numero di ingressi che quotidianamente una struttura come San Vittore registra era assolutamente elevato. Oggi le cose sono migliorate grazie all'intervento della CEDU, però fino a 2 anni fa noi registravamo, 2-3 anni fa, un flusso di ingressi estremamente elevato, raggiungendo picchi quotidiani di circa 54 persone al giorno. Tutte da collocare, tutte per le quali attivare una serie di servizi legati all'accoglienza, legati alla prevenzione dell'agito autolesivo e legati anche naturalmente alla corretta ubicazione perché questo potesse vivere la reclusione in maniera dignitosa e decorosa. Soltanto San Vittore registrava circa 7.500 ingressi all'anno dalla libertà. Altrettanti col meccanismo del turnover di cui si è parlato moltissimo nei giornali, che tanto scandalizzava chi poi ne veniva a conoscenza o chi peggio doveva subirlo, significava che per quanto ci riguarda la persona arrestata, condotta in carcere nel giro delle 24 ore, quindi noi siamo una struttura ovviamente operativa H24,
svolgeva il processo e inevitabilmente doveva, nei termini previsti ovviamente dall'autorità giudiziaria, inevitabilmente doveva, e tuttora è così, essere trasferita in istituti penitenziari dove si poteva fruire di un posto letto e quindi della possibilità per quella persona di poter espiare la condanna in condizioni dignitose e di civiltà. È stato per anni un elevato, un turnover molto elevato. Voi pensate che per riuscire a fare gli sfollamenti, quindi i trasferimenti dei detenuti, noi fittavamo interi vettori aerei, quindi ragionavamo con l'Alitalia piuttosto che con altre compagnie aeree per poter affittare l'intero vettore e trasferire i detenuti in Sicilia piuttosto che in Calabria, piuttosto che in Sardegna. Ma ahimè, questo era il quadro fino al 2013-2014, un quadro di una, sembrava una fabbrica, una catena di montaggio umana dove da una parte entravano, si svolgevano i processi, condanne in primo grado quando non venivano scarcerati piuttosto che non veniva convalidato l'arresto e via dicendo, questi sono poi i dettagli tecnici, e poi il sistema, quindi l'amministrazione penitenziaria, doveva inevitabilmente, immancabilmente dare corso al trasferimento in altri istituti fuori regione per consentire ai nuovi ingressi la possibilità di fruire di un posto branda. Capite bene che in questo quadro, in questa cornice, ogni azione che potesse e dovesse tendere alla rieducazione del condannato, così come l'articolo 27 della Costituzione impone, era una chimera, una situazione che francamente nessuno di noi poteva riuscire a realizzare nei tempi anche di permanenza assolutamente brevi. Ma qualcuno di voi potrebbe dire perché non sono stati creati nuovi carceri, quindi potrebbe pensare che la carenza fosse nelle strutture assolutamente insufficienti. Per noi operatori, cioè per chi lavora in prima linea, quindi non solo gli operatori penitenziari ma anche tanta magistratura di sorveglianza, che è l'autorità giudiziaria che sovraintende all'intera esecuzione della pena, più carcere non significa più sicurezza, assolutamente. Più carcere, più posti negli istituti penitenziari non significa creare un sistema penitenziario degno di Cesare Beccaria, a cui il nostro paese, e in particolare la città di Milano, ha dato i natali. Crediamo fermamente che negli ultimi anni vi sia stato un ricorso allo strumento della custodia cautelare nella fase preventiva e della carcerazione in generale eccessivo, rispetto al quale il sistema penitenziario si è trovato effettivamente poi nell'impossibilità di poter fronteggiare. Ossia, per esempio, cito un dato, noi abbiamo un ufficio statistica all'interno dell'istituto che mi consente poi di portarvi tutti questi dati, mi consente alla fine dell'anno di poter dare una lettura anche sociologica dell'andamento degli istituti penitenziari, in particolare dell'istituto penitenziario di San Vittore. Voi pensate che fino all'operatività della legge Bossi-Fini, l'articolo 14, solo per la permanenza sul territorio dello Stato e quindi la violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, venivano condotti solo a San Vittore 1000 persone all'anno. Quando l'autorità giudiziaria ha abrogato quella norma, immediatamente sono scesi gli ingressi dai 7500 di cui vi parlavo ai 6500. Quindi questo per spiegarvi come un tratto di penna del legislatore, evidentemente di un Parlamento, l'elezione popolare, possa spostare completamente la qualità della vita intramuraria da una parte all'altra. 1000 persone in meno solo a San Vittore, moltiplicandolo e moltiplicate questo dato per i 380 istituti della penisola italiana. Qual è l'altro aspetto che nel corso di questi anni ha impedito poi, secondo noi,
al carcere di occuparsi di quella che era la funzione originaria, la funzione che la Costituzione ha in qualche modo definito e delineato nell'articolo 27, ma l'assoluta impossibilità per le autorità giudiziarie di poter applicare anche misure di custodiali o misure diverse dal carcere. Mi spiego meglio. Prima vi ho detto un eccessivo ricorso alla custodia cautelare, un eccessivo ricorso allo strumento del carcere per rispondere a qualsiasi fatto in violazione al contratto sociale, alla norma penale in particolare. Oggi, adesso vi vado a delineare un po' anche le ragioni per cui spesso non vi sono alternative per la magistratura all'applicazione della custodia cautelare. La custodia cautelare può e deve essere applicata quando ci sono tre presupposti: pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove e pericolo di reiterazione del reato. Ma di fronte ai casi che noi viviamo, che noi affrontiamo quotidianamente, spesso l'autorità giudiziaria non può che disporre il carcere perché non vi è un domicilio a disposizione nel quale avviare la persona detenuta, per esempio agli arresti domiciliari. Non vi è una famiglia che può farsi carico di quella persona e garantire in qualche modo che quella persona non torni a infrangere la legge. O peggio, nei casi in cui vi sono condizioni di salute estremamente gravi, per cui il carcere dovrebbe poter essere l'ultima, anzi la non soluzione, di fatto l'autorità giudiziaria è costretta in più di un'occasione a disporre il carcere, a disporre la carcerazione di quella persona, sia in forma della custodia cautelare che dell'espiazione della pena, perché non ha alternative sul territorio. Guardate, San Vittore, ma la cosa è sovrapponibile, il dato sovrapponibile su scala nazionale, non con la stessa drammaticità. San Vittore ha una popolazione detenuta, in questo momento si è ridotta significativamente, sono 1000 unità, ma di cui il 67% sono stranieri. 67% su 1000 persone significa che la quota degli italiani presente è praticamente irrilevante. Ma non è tanto questo il dato che deve essere tenuto presente, quanto il fatto che tantissimi dei 67% di stranieri non hanno un nucleo familiare sul territorio nazionale, non hanno un domicilio, non hanno una rete affettiva a cui poter essere avviati per poter fruire di una serie di misure diverse dal carcere. Quindi queste persone devono continuare a rimanere all'interno della struttura penitenziaria, andando inevitabilmente ad aggravare ulteriormente il fenomeno del sovraffollamento. Guardate che la crisi di cui si è parlato, che abbiamo tutti quanti subito e sofferto negli ultimi anni, non è che all'interno degli istituti penitenziari non abbia avuto nessun impatto. All'interno dei nostri carceri, ripeto, di un carcere come San Vittore, al centro di una grande area metropolitana che è meta di grandi flussi migratori, ha visto arrivare in carcere tanti, come dire, sono stati chiamati dalla stampa le nuove povertà, ma anche tante persone che non più in grado di arrivare a fine mese o di poter in qualche modo sopravvivere nella città, sono arrivati a dover disporre i giudici, a dover disporre la carcerazione, quindi persone anziane, quindi tanti giovani, quindi persone che non avevano possibilità di curarsi. Per questo 67% di stranieri, una percentuale estremamente elevata, alle volte il carcere diventa il primo servizio pubblico, la prima istituzione che si fa carico di tutta una serie di problemi e psicologici e soprattutto fisici, perché inevitabilmente uno straniero non in regola col permesso di soggiorno, se sta male, difficilmente si reca al pronto soccorso per farsi curare, perché ha timore di denuncia, quindi arrivano arrestati, arrivano in carcere. In carcere che cosa succede? Immediatamente visita del medico, visita dello psicologo, visita dello psichiatra e presa in carico. Mai come negli ultimi anni ci siamo trovati a dover gestire tutta una serie di problemi che
del penitenziario avevano molto poco, ma che afferivano prevalentemente ad una come dire, emarginazione sociale e ad una serie di situazioni che avrebbero dovuto essere intercettate antecedentemente al muro di cinta del carcere, ma che per una serie di problemi non è stato possibile effettuare. Persone molto anziane che arrivano arrestate, quindi anche ultra novantenni che arrestati, quindi banalmente problemi di incontinenza, problemi con la dentiera, problemi di sordità, sono tutte situazioni che ci siamo trovati ad affrontare con gli strumenti e le risorse economiche molto poche, umane tante, ma perché ci siamo limitati le banche, di noi operatori istituzionali, degli operatori volontari. Ecco che in questo quadro di grande emergenza, di grande difficoltà, si è collocata la lista, come vi dicevo, del presidente Napolitano, che più di un'occasione, come sapete, aveva fatto un appello ai rami del Parlamento affinché, o alle forze politiche affinché si facesse carico di questo problema. Non è mai stato affrontato, se non con una serie di interventi normativi che hanno inteso poi alla depenalizzazione di alcuni fatti di reato, comunque con interventi della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale alcune norme sulla tossicodipendenza, che portava in carcere centinaia e centinaia di persone molto giovani, e altri interventi anche di carattere giurisprudenziale. Ma il segnale forte, l'accelerazione per così dire, è stata data dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Torreggiani. Ne abbiamo sentito parlare tutti quanti, il nostro paese è stato condannato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo anni e mezzo fa, nel gennaio del 2013, se non ricordo male, per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo a causa delle condizioni di sovraffollamento perpetrate e realizzate all'interno delle strutture penitenziarie. Quindi dichiarando la Corte Europea dei diritti dell'uomo che la sola condizione di sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani configura una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quindi condanna al risarcimento danni il governo italiano a chi ha subito quel trattamento. Nella famosa sentenza Torreggiani, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha intimato il nostro governo a trovare delle soluzioni strutturali al problema del sovraffollamento, dando un anno di tempo al nostro paese per uscire da questa pozzanghera, da questa situazione ormai storica, annosa, eccetera, ma che non trovava soluzione all'interno del nostro paese, quindi del nostro Parlamento. Quindi si sono attivate immediatamente una serie di interventi normativi volti a depenalizzare alcuni reati, una serie di interventi normativi per esempio volti a facilitare l'accesso alle misure alternative dei detenuti, per i detenuti ovviamente, per cui la posizione giuridica lo permette, e quindi riducendo il numero degli ingressi all'interno del carcere automaticamente. Mentre per quanto riguarda il versante interno, l'amministrazione penitenziaria ha attivato una serie di misure tali per cui, per esempio, si permette che tutta la nostra popolazione detenuta, anche da me, insomma, con i numeri che ci sono, fruisca del cosiddetto regime aperto, per esempio celle aperte dalle 8 del mattino alle 20 della sera, nell'ambito dei quali i detenuti possono accedere alle varie attività trattamentali, alle varie sale, biblioteche, polivalenti, via dicendo, per poter fruire dei servizi che il carcere organizza e che il carcere consente. L'anno è trascorso brillantemente perché la CEDO ha ritenuto congrue e adeguate le misure strutturali che sono state
realizzate dal governo italiano, dal sistema dal Ministero della Giustizia e quindi dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per cui non ha ritenuto di, per cui ha chiuso la procedura di infrazione in favore del nostro governo. Che cosa? Un intervento normativo che ci troviamo in questo momento a dover gestire e affrontare, a seguito, ripeto, di tutta questa rivoluzione copernicana che si è verificata, è quella del risarcimento danni ad ogni detenuto che si trovava a soffrire di condizioni di sovraffollamento all'interno degli istituti penitenziari. Che cosa dice la legge? La legge dice che per ogni giorno di sovraffollamento, oltre, se non ricordo male, i 10 giorni di protrazione della condizione di inumanità nella quale il detenuto vissuto al di sotto della soglia dei 3 metri quadri stabiliti dalla CEDU come minimo perché non si potesse parlare di trattamento inumano degradante, ad ogni detenuto che ha sofferto quella condizione spettano 8 euro di risarcimento danni al giorno, quindi 8 euro pagati dal governo. Non è stata indicata la ricorrenza della norma, quindi scatta l'istituto della prescrizione più generale. Insomma, adesso vediamo, soprattutto con i tribunali civili, vediamo qualche tipo di giurisprudenza verrà fuori. Comunque attualmente sono in corso le cause contenziose, quindi memorie difensive che stiamo preparando quotidianamente, perché per ogni detenuto, immaginate che migliaia e migliaia di ricorsi transitato negli istituti penitenziari italiani, a San Vittore, vissuto in una condizione di sovraffollamento, ha diritto a un risarcimento danni corrispondente a 8 euro al giorno per ogni giorno di vita vissuta all'interno del carcere in uno spazio minore dei 3 metri quadri. E questa è la contenzione che si sta aprendo e si è aperto in questi anni. Ma nonostante questo, nonostante queste condizioni di gravi difficoltà, di grandi emergenze che abbiamo gestito in questi anni, sono state fatte anche delle grandi iniziative all'interno degli istituti. Voi sapete, le attività trattamentali sono molteplici, ciascun istituto lavora con il territorio, ecco perché è importante l'integrazione del carcere con il territorio e questo scambio continuo tra il dentro e il fuori, perché il fuori venga in carcere, lavori e si faccia carico di quella persona già dal momento della fase della detenzione, quindi è necessario questo scambio continuo perché il carcere non può non essere vissuto dalla società in maniera espulsiva, ma deve essere vissuto dalla società, ma dagli enti locali, dalle istituzioni, come invece un quartiere della città, del territorio su cui lavorare, con il quale lavorare per formulare, per fare integrazione. Guardate che la recidiva, lo abbiamo appunto sempre l'ufficio statistico, siamo in grado di dichiararlo senza tema di smentita, la recidiva è tanto più alta laddove i nostri detenuti vengono dimessi senza un progetto sul territorio, senza un progetto di presa in carico, di progressivo accompagnamento sul territorio. È chiaro, occorrono condizioni, occorrono presupposti, occorrono risorse, ma date bene che se nessuno di noi può vivere senza casa, senza lavoro e senza gli affetti familiari, quindi è impensabile non o pensare di dimettere, di scarcerare una persona, un uomo dopo anni di carcere. Tanti dei nostri detenuti non hanno mai visto l'euro, quindi dimetterlo e restituirlo al territorio senza un cosiddetto paracadute sociale, quindi senza un percorso, un programma assistito, quantomeno nella fase iniziale, poi evidentemente di muoversi con le proprie gambe, sulle proprie gambe. E questo è un po' oltre che la vision, ma è la sfida che siamo chiamati a vincere tutti i giorni. Non è semplice, quindi vi dicevo che dove ci sono programmi di accompagnamento, per esempio i colleghi del carcere di Bollate, il carcere di Bollate è una reclusione, quindi la loro
il loro mandato istituzionale è quello di creare proprio questi percorsi con i condannati in via definitiva. Noi siamo circondariali, quindi ci occupiamo dell'accoglienza, della prevenzione dell'agito autolesivo e del rischio suicidario, e quindi l'accompagnamento delle fasi processuali. I colleghi di collati di opera sono due reclusioni, svolgono il loro mandato istituzionale proprio proiettato sull'esterno, affinché vengano come dire, creati dei percorsi virtuosi per coloro che appunto meritevoli per posizione giuridica, per comportamento, per titolo di reato, valutati dalla magistratura di sorveglianza in senso positivo, possono iniziare un percorso sull'esterno con i permessi premio, con le misure alternative, la sede di libertà e via dicendo. Ma nessun carcere può fare miracoli: se non c'è un datore di lavoro che offre lavoro, se non c'è la disponibilità di un alloggio, se non c'è una famiglia che in qualche modo ritiene di poterlo accogliere, di volerlo accogliere, è molto difficile poter riuscire a fare questo genere di percorsi. E quindi sempre di più le persone condannate in via definitiva rischiano di rimanere all'interno del carcere, di svolgere solo ed esclusivamente le attività lavorative interne al carcere, ma che non sono qualificanti. Parlo della vita di pulizia, gli servizi, il cuoco, la cucina e via dicendo, ma non sono qualificati, non sono spendibili all'esterno. Noi lavoriamo, chiediamo, insistiamo perché all'interno degli istituti penitenziari, non dico San Vittore, ripeto, che ha una sua caratterizzazione in particolare, ma nelle reclusioni è necessario che gli imprenditori di buona volontà investano per creare opportunità di lavoro all'interno di quegli istituti penitenziari, lavorando con i detenuti, badate bene, senza fare sconti, devono lavorare, il lavoro è una cosa seria, è l'elemento portante della nostra Costituzione, per cui devono essere trattati come qualsiasi lavoratore. Quindi nel momento in cui non c'è rendimento, il rischio è quello del licenziamento, però devono essere realizzate all'interno del carcere e poi con la possibilità di un ponte elevatorio sull'esterno, perché quella persona possa proseguire il percorso intrapreso all'interno del carcere e possa proseguire all'esterno. Non si può parlare di lavoro uguale a sfruttamento, di lavoro non remunerato per, all'interno degli istituti per le persone detenute. Questo è assolutamente sbagliato. Qui non si fa altro che buttare benzina che accendono un fuoco nella benzina della recidiva, è evidente. Quindi devono esserci condizioni di legalità a tutti i livelli, e evidentemente questo dalla parte, diciamo così, del contesto sociale, dalla parte del recluso, del detenuto, è evidente che ci deve essere una volontà di partecipare, una volontà di iniziare una strada, un percorso di cambiamento. Prima si parlava del 41 bis, non sono così ingenua da pensare che per tutti sia proponibile un percorso di rieducazione, un percorso sul territorio, un percorso che ti costringe a fare i conti con uno stipendio di 1200 euro al mese, fare pagare l'affitto piuttosto che dover mantenere una famiglia. Certo, non sono tutti disponibili, pensate a chi appartiene alle grosse organizzazioni criminali, in Italia ne vanta tantissime purtroppo. Pensate a tanti delinquenti, promotori di organizzatori di associazioni criminali anche transnazionali. È evidente che non per tutti è possibile un percorso di quel tipo. Siamo noi i primi a dichiararlo, siamo noi i primi che diciamo: guardi, per lei, insomma, con il titolo di reato che ha, con la sua storia, con la sua frequentazione assidua del carcere, è evidente, insomma, che ci dobbiamo fermare un attimo a riflettere, e quindi se ne parlerà da qui a N anni. Questo non lo sappiamo, ma per tutti coloro i quali si trovano a dover ad avere una condanna breve, che se solo ci fossero le strutture sul territorio, o meglio le realtà che possano assorbire dal punto di vista lavorativo, potrebbero tranquillamente accedere a misure alternative, quindi entrare nel contesto sociale in modo virtuoso, per quelli sia necessario che tutti quanti lavoriamo e ci impegniamo affinché questo sia reso possibile. Sono molto contenta che in questa occasione abbiate premiato due ragazzi che si sono resi particolarmente virtuosi nell'ambito dello studio, perché soprattutto per i giovani è importante
lavorare perché possano studiare, lavorare perché possano avere un futuro. Dal mio osservatorio dico che da tanti, tanti ragazzi che purtroppo entrano nel circuito penitenziario, noi sapete dai 18 anni un giorno entrano nel meccanismo penitenziario per adulti, sono ancora troppi, sono tanti sono, e lo sono per reati anche importanti, provengono da famiglie estremamente disagiate, spesso, questo non significa però che sia quella la causa, spesso i servizi che avrebbero potuto farsene carico probabilmente non sono riusciti ad intercettarne il bisogno, ma sono sempre più numerose. Questo è un allarme che mi sento di lanciare sempre in ogni occasione, lavorare con i giovani, lavorare sui giovani, per quelli che hanno metto, quelli che vogliono impegnarsi, quelli che devono impegnarsi. I giovani sono il nostro futuro, quindi è bene che vengano come in questa occasione riconosciuti e premiati e aiutati perché possano andare avanti. Quindi anche i miei personali complimenti per il vostro successo scolastico. Non ho detto prima che non tutti i detenuti sono uguali, sono l'amministrazione penitenziaria suddivide i detenuti in circuiti, quindi ci sono circuiti dei detenuti cosiddetti di media sicurezza e comuni, poi ci sono i detenuti invece di più rilevante spessore criminale, sono i cosiddetti detenuti che appartengono alle organizzazioni criminali, quindi mafia, quindi Andrangheta, quindi Camorra, quindi altre. In questo momento si parla di terroristi, per cui naturalmente la normativa vigente non consente, né il sistema di vita intramurale di cui vi parlavo prima, celle aperte, accesso alle varie misure, eccetera, assolutamente, e né tantomeno l'accesso ai benefici, se non a seguito di un percorso intramurale molto più difficile, molto più irto, molto più lungo rispetto a quello dei detenuti comuni. I detenuti sottoposti al regime del 41 bis sono reclusi solo in alcuni istituti penitenziari del nostro paese, non sono tantissimi, sono sottoposti evidentemente a regimi di vigilanza assolutamente stretta. Idem per le sezioni dei collaboratori di giustizia, che sono numericamente limitate in Italia e con sistemi di vigilanza altrettanto attenti, non per una sicurezza attiva, per problemi di sicurezza attiva ma passiva. Concludo parlando della detenzione al femminile, in particolare della presenza dei bambini, non so che ora ho fatto, e in particolare della presenza dei bambini in carcere. La legge, qualche istituto penitenziario è dotato di sezione femminile, a San Vittore abbiamo anche la sezione femminile, e in particolare la sezione femminile, anche questa è un circondariale con alcune attività però dedicate e alcune attività anche di laboratorio sartoriale molto importante, che ha dato poi via tutta una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale. Per esempio questa giacca viene fatta dal laboratorio, sarà realizzata nel laboratorio sartoriale interno alla sezione femminile di San Vittore, naturalmente comprata. Questa, a chi piace, a me è piaciuta molto, quindi l'ho comprata, quindi è stata realizzata dalla San Vittore, c'è proprio l'etichetta San Vittore, non mi allontano troppo dall'imprinting. Assolutamente sì, la sartoria di San Vittore ha il marchio San Vittore e quindi realizza questi capi, sono riusciti, grazie alla disponibilità del Comune di Milano, anche ad aprire. Sì, fa anche cose da uomo, grembiuli per bambini, abiti da sposa addirittura, non ho potuto beneficiare il presidente perché sono zittella, quindi nel caso c'è ancora tempo, ma insomma sì, adesso domani non lo conosciamo. Non lo conosciamo. E quindi realizziamo queste cose. Che cosa in aggiunta alla sezione femminile abbiamo aperto? Avevamo la sezione minima all'interno della sezione femminile, dal 2006 è stato trasformato in ICA, l'Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri. È una, l'abbiamo aperto in modo pionieristico a Milano,
è una sezione staccata, quindi non si trova all'interno del carcere di San Vittore, ma si trova in una struttura messa a disposizione dall'allora provincia di Milano, in centro a Milano, e l'appartamento va riadattato naturalmente con presidi di sicurezza adeguati poi al fatto che ci fossero persone ritenute, e dove viene organizzata, è piccola la struttura, ci sono 10 donne per 10 bambini, anche 11 alle volte, dove viene organizzata la vita all'interno di questa piccola struttura in modo, come dire, riproducente la vita familiare. Naturalmente sono solo donne, quindi detenute le mamme, con i loro bambini, e rimangono per il tempo necessario disposto dall'autorità giudiziaria per l'espiazione della pena. Abbiamo bambini fino ai 6 anni, da un giorno a 6 anni, qualcuna è nata a San Vittore e ha compiuto 104 anni, qualcun altro, e frequentano tutte l'asilo di zona, vengono accompagnate dalle nostre puericultrici, e le mamme detenute, quando i bambini sono all'asilo piuttosto che impegnati in altre attività, svolgono le loro attività trattamentali piuttosto che di lavoro, piuttosto che di altro genere scolastico, per esempio, o impegnate nelle loro attività banalmente di difesa con l'avvocato. Quello dei bambini in carcere è un dramma, è un problema che mi sento anche appunto di portare alla vostra attenzione e di raccontare, perché è un po' una spina nel fianco di tutti quanti. I bambini in carcere non è sicuramente una cosa bella, ma che cosa succede in realtà? Succede che il nostro legislatore ha giustamente voluto impedire che nella fase iniziale della vita di un bambino questo potesse essere allontanato dalla propria madre, quindi evitare, intendimento è questo, dei traumi da allontanamento al minore. E quindi da qui la necessità che l'amministrazione penitenziaria allestisse dei servizi all'interno delle sezioni femminili adeguati a questo tipo di presenza, insomma. Come vi dicevo, prima del 2006 la nostra sezione Nido era all'interno della sezione femminile, per cui i bambini vivevano pienamente i ritmi e le vicissitudini della sezione, quindi del carcere, quindi apertura e chiusura dei cancelli, quindi insomma, crisi di astinenza, ogni genere di evento che può verificarsi all'interno di una struttura penitenziaria. Dal 2006, come vi dicevo, li abbiamo portati fuori, per esempio i nostri agenti nell'ICAM non fanno servizio in divisa, fanno servizio in borghese, le mamme cucinano per i loro figli, consumano il pasto tutti insieme, e i bambini, come vi dicevo, frequentano l'asilo di zona o la scuola, nel caso appunto che qualcuno sia in età scolare, partecipano alle festicciole, svolgono tutte quelle piccole attività che ogni bambino, come dire, in una situazione di normalità vivrebbe, fermo restando che alla sera poi rientra nella sezione che, come vi dicevo, però è un appartamento un po' più grande, ma è un appartamento, non ha nulla della sezione, quindi non ci sono i cancelli, quindi delle stanze, non ci sono perquisizioni fatte alla presenza dei bambini, c'è tutta una serie di attenzioni che inevitabilmente abbiamo voluto portare sul campo proprio per evitare che i bambini potessero risentire. Che cosa succede quando poi il bambino compie l'età per la quale non può più rimanere in carcere? Il bambino, se ha una famiglia che lo accoglie, rientra in famiglia, altrimenti ai noi viene istituzionalizzato. Quindi con l'intervento del Tribunale dei Minori il bambino viene accompagnato in una struttura ospitante bambini in una situazione di difficoltà, non di abbandono perché la madre c'è, ma viene allontanato dalla madre. Questo è uno dei momenti più difficili di tutto l'intero percorso. Siamo riusciti a lavorare
e a praticare anche delle buone prassi, tali per cui si preparano i mesi antecedenti, il momento dell'allontanamento, sia il minore che la madre, che i servizi, che la famiglia o la comunità ricevente il minore, in modo tale che per tutti, ma soprattutto per il bambino o la bambina, possa essere possa avere il minore impatto possibile. Lo so che è un eufemismo, lo so che è un po' una chimera questo, però è quello che noi riusciamo a fare, quello che noi possiamo fare. Certo, se la genitrice ci aiuta, la madre ci aiuta, è chiaro che l'allontanamento del bambino è meno impattante, altrimenti purtroppo in qualche occasione siamo dovuti in maniera non di forza, ma comunque prelevare il bambino con i servizi sociali dei minori e affidarglielo, perché doveva essere realizzato l'allontanamento. Questo è uno degli aspetti molto, molto difficili del nostro lavoro, del mio lavoro. Nel corso di questi anni abbiamo dovuto allontanare 4 bambini con queste modalità. Sono state tutte quante esperienze molto forti e molto brutte, però era inevitabile, proprio a tutela anche della loro incolumità a fronte di problemi di salute della madre, insomma, depressione postpartum, si parla di problemi psichiatrici, e quindi siamo dovuti intervenire anche in questo senso. Un'ultima battuta la vorrei fare sui servizi di assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari. Dal 2008, col decreto Mastella, l'assistenza sanitaria penitenziaria non è più in carico all'amministrazione penitenziaria. Fino al 2008 era una competenza demandata al direttore dell'istituto l'organizzazione del servizio medico, l'organizzazione del servizio infermieristico e farmaceutico. Quindi tutto quello che riguardava l'organizzazione sanitaria era declinata alla persona del direttore, che assumeva, licenziava a seconda delle situazioni, organizzava il servizio H24 piuttosto che 12 ore al giorno, piuttosto che insomma, in relazione alle necessità e alle disposizioni del nostro ministero. Dal 2008 il decreto Mastella ha trasferito l'assistenza sanitaria al Servizio Sanitario Nazionale, affidando ogni istituto penitenziario in Lombardia, ma fuori dalla Lombardia alle ASL, mentre in Lombardia alle aziende ospedaliere, affidando ogni carcere ad un'azienda ospedaliera. Nella fattispecie eravamo stati assegnati all'ospedale Sacco di Milano, dove siamo stati in carico per 2 anni. Dal 2013 siamo in carico all'azienda ospedaliera San Paolo, oggi divenuta, con le recenti riforme, azienda ospedaliera Santi Paolo e Carlo, avendo assorbito anche l'azienda ospedaliera San Carlo. Questo che cosa significa? Che tutto il servizio è erogato dal Servizio Sanitario Nazionale. All'interno degli istituti operano medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, infermieri del Servizio Sanitario Nazionale e la farmacia dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto ci riguarda, abbiamo medici, psichiatri, psicologi, operativi H24, ce ne sono 2 in ogni reparto, così come gli infermieri, e una farmacia operativa per tutti i giorni, ed eroga il servizio farmaceutico. Siamo anche sede di centro clinico. San Vittore ha al suo interno una struttura, un reparto dedicato interamente ai detenuti ivi ubicati, che necessitano di cure particolari. Quindi il CDT, oggi si chiama SAI, ospita circa 100-110 detenute, ha 2 reparti di medicina e cardiologia e 1 reparto di psichiatria. Vengono ricoverati detenuti non solo di San Vittore, ma provenienti da tutta la regione, ma purtroppo ancora da tutta Italia, che necessitano di cure. Quindi vengono trasferiti per il tempo strettamente necessario a garantire l'assistenza sanitaria, dopodiché devono essere ritrasferiti nell'istituto di provenienza. Questo che cosa comporta? Comporta un po' quello che vi dicevo prima. Sono
casi alcuni sono casi veramente molto gravi per i quali i nostri medici hanno dichiarato l'incompatibilità, ma per i quali spesso il giudice si trova nell'impossibilità di dover e poter disporre una scarcerazione, non solo perché l'entità della condanna o peggio il titolo di reato è estremamente alta l'una, grave l'altro, ma perché alle volte anche a fronte di reati più bagatellari non vi è un'alternativa al carcere, ossia non ha un domicilio, non c'è una struttura. Pensate bene, le comunità per tossicodipendenti oggi, al di là del fatto che hanno posti disponibili e contatti, ma devono sempre di più attrezzarsi anche sotto l'aspetto sanitario, perché a fronte di una pluripatologia della persona devono inevitabilmente poter garantire anche l'assistenza sanitaria, quindi queste comunità non danno la disponibilità a accogliere quella persona e allora rimangono in carico al carcere. Rimangono in carico alla carcere perché non vi sono alternative, ma perché anche il carcere garantisce, ed è l'unica istituzione in questo momento, no? Per quelle persone sarebbe l'unica istituzione che può garantire le cure e quindi salvaguardare l'incolumità psicofisica del detenuto. È paradossale, ma è così. Quante volte i giudici ci dicono: ma almeno se sta lì so che lo curate, per cui fuori non ha niente, non andrebbe in un ospedale, lo dimetto, va a dormire sotto i ponti, quindi inevitabilmente lo teniamo in carcere, per cui sappiamo che in carcere si cura per esempio patologie oncologiche piuttosto che patologie cardiache con funzionamento cardiologico residuo del 16%, per cui ovviamente una dichiarazione di incompatibilità significherebbe immediatamente la scarcerazione. Di fatto le autorità giudiziarie si trovano nell'impossibilità di poterla disporre, perché altrimenti quello uscendo chi lo cura, dove va, dove dorme? Sono problemi che sembrano banali, ma che di fatto costituiscono un reale impedimento allo svolgimento regolare di alcune pratiche, alla soluzione di alcuni casi sui quali i magistrati riflettono, e come se riflettono, ma per i quali non c'è nessun'altra alternativa se non quella di far permanere quelle persone all'interno del circuito penitenziario, perché hanno così la certezza i magistrati che li curiamo e le stesse persone detenute di essere curato. Naturalmente la popolazione detenuta non partecipa in nessuna maniera alle spese sanitarie, neanche con il ticket, neppure gli italiani, neppure coloro che sono in regola con il permesso di soggiorno, che svolgono un'attività lavorativa retribuita all'interno del carcere, quindi con tutti i crismi della previdenza, dell'assicurazione, dell'assistenza. In questo caso il legislatore ha fatto questo tipo di scelta. Se non vi ho annoiato, se avete altre domande, Presidente, se lei ritiene che sia ora di chiudere, perché insomma, se no vi annoierò. Grazie. Dunque, io la ringrazio molto perché non sapevamo niente di cosa succede in un penitenziario, però adesso sappiamo quasi tutto. Però io volevo farle, rompo il ghiaccio subito, due domande e una proposta. Penso un po'. La prima domanda: cosa costa allo Stato un detenuto al giorno? Seconda domanda: quanti dipendenti ha a San Vittore? Poi la proposta. Ma io dico una cosa: se il 67% mi pare ha detto sono stranieri, perché non li mandiamo nel proprio, non so, uno è rumeno, lo mandiamo in Romania, in carcere in Romania, così ci liberiamo. Prego. Medio di un detenuto si attesta sui 134 euro al giorno. No, medio quindi va dal grosso criminale all'ospizio. È per questo che secondo me bisogna ragionare in termini di
misure diverse dal carcere, quindi di anticipare la soglia della prevenzione e del lavoro per la prevenzione fuori dal carcere. Una volta che una persona è entrata nel circuito penitenziario, insomma, credo che il gioco sia definito. È per questo che bisogna lavorare e insistere molto sulle scuole. È per questo che io trovo, come dire, non mi esprimo liberamente, ma quantomeno controproducente che si investa sulle carceri invece che investire sulle scuole. È per questo che secondo me bisogna lavorare molto di più sull'educazione, sulla prevenzione con i giovani, con i nostri giovani che saranno la futura classe dirigenti, futuri responsabili del popolo italiano. Quindi quando si dice costruite più carceri, voi non avete il sovraffollamento perché non volete costruire più carceri, a parte che evidentemente chi afferma questo non sa che la competenza a costruire carceri non è proprio nostra, insomma, perché costa qualche milioncino di euro costruire un carcere, non è proprio una cosa da quattro soldi, ma serve a poco, tu devi lavorare per la prevenzione, quando prima ho detto più carcere non significa più sicurezza sociale, intendevo questo, quando sulla stampa, non me ne vogliono gli amici della stampa, si fa caccia al mostro, comunque si enfatizza un reato commesso durante la fruizione di un permesso premio, ma non si dice che ci sono altre migliaia e migliaia di detenuti che fruiscono di permesso premio regolarmente, che si concludono regolarmente alla fine della giornata o al termine del periodo concesso dal magistrato di sorveglianza. È per questo, ripeto, torno a dire, che costruire altre carceri secondo noi operatori in prima linea, in trincea, non aiuta la sicurezza sociale, ma non aiuta a stare meglio. Bisogna lavorare sul fuori, bisogna anticipare il più possibile la soglia dell'intervento. Quando vi parlavo prima di persone che arrivano dentro, hanno 90 anni, hanno 80 anni, 85, 86, 87 anni, tu ti trovi che li devi scarcerare, chiami il 14 di agosto, io che lavoravo, il 14 di agosto i figli che sono camminati, guardate, venite a prendere, non sappiamo dove mandarlo, sono le 4 del pomeriggio, ci sono 40 gradi a Milano, se non lo venite a prendere pesava 30 kg il padre, cioè, cosa dobbiamo fare? Mi sono sentita rispondere da tutti, no, guardi, noi assolutamente no, ha dato più soldi a quello, piuttosto ce ne ha fatte vedere di ogni... E che cosa dovevamo fare? Questa è la realtà, i servizi sociali dove collocano nell'emergenza, sai, il problema non è la programmazione, quando le cose si possono programmare, prima o poi una soluzione ce la inventiamo, la troviamo, ma quando tu devi lavorare il 14 di agosto e trovare una collocazione ad una persona di 86-87 anni, ovviamente non certo presenta se stessa, ma la devi trovare questa collocazione, che cosa succede? Succede che c'è il vuoto. C'è il vuoto attorno, per cui tu chiami tu, dici cosa faccio? Ah, dice, dottoressa, è un problema suo, è un problema mio, ma è stato scarcerato, io non lo posso. Quindi ci sono tutta una serie di elementi per cui, ripeto, insistiamo sul concetto che più carcere non significa più sicurezza. Lavorare prima, lavorare sul territorio, lavorare con creando sensibilità e sedimentando una cultura, un pensiero tale che possa dire oggi facendo questo forse riesco a prevenire azioni più gravi in futuro. Quando tanti ragazzi, sono sempre più numerosi i reati commessi all'interno dei nuclei familiari da parte dei figli nei confronti dei genitori, maltrattamenti in famiglia, chi frequenta i tribunali lo sa. Questo il disagio di questo ragazzo non può essere intercettato prima del carcere, quella famiglia non può essere supportata dalle strutture. Guardate che i CPS non possono costringere nessun malato di mente a recarsi nelle proprie strutture per essere curato, e questo è un aspetto drammatico del problema della malattia mentale, perché la malattia mentale, disturbo comportamentale, disagio psicologico sono spesso la causa di tanti reati molto gravi commessi all'interno, tanti reati in particolare quelli commessi all'interno del nucleo familiare. Ma è mai possibile? Guardate che l'esperienza ci insegna, noi abbiamo in carcere, ripeto, abbiamo il reparto psichiatrico, le celle a rischio, ma noi siamo molto
concentrati sull'aspetto psichiatrico e psicologico del problema della detenzione e quindi della persona in generale. Quindi abbiamo tutta una serie di servizi focalizzati solo su questo, operativi 24 ore al giorno, che intercettano il rischio dell'agito autolesivo, e sono sempre di più, soprattutto tra gli stranieri. Ma è mai possibile che si debba aspettare il carcere per intervenire su quella famiglia? Badate, ecco, questo vi volevo dire, che spesso per una famiglia è molto più stigmatizzato, è molto più difficile ammettere la malattia mentale o comunque un disturbo mentale del proprio congiunto, e preferisce che quel congiunto, anche giovane, venga dichiarato tossicodipendente, perché lo ritiene meno stigmatizzante rispetto alla malattia mentale. È evidente che quella famiglia non porterà mai il proprio congiunto da uno psichiatra piuttosto che da un CPS, non ammetterà mai il problema. E allora il rischio di un reato, allora il rischio di un agito che non vuole essere volontario, ma che rischia di avere una rilevanza pazzesca, perché gli stranieri non possono essere portati nel loro paese. Ecco, è un problema serio, è un problema importante, ci sono delle convenzioni, dei protocolli, per esempio con l'Albania. Quello che io posso dirvi è questo, che l'espulsione è subordinata naturalmente all'identificazione della persona straniera, quindi io devo avere certezza, io Ministero dell'Interno devo avere certezza che quella persona corrisponde a Tizio, Caio e Sempronio, così come un italiano arrestato all'estero, le autorità devono avere la certezza che quella persona sia Mario Rossi, così come dichiarato. E qui è il problema, cioè nessun straniero ha i documenti a sé, chi li ha li nasconde, li butta, li getta, eccetera. Quindi hanno qualcosa, alcuni come 20-25 alias, se non vi è certezza di che quella persona sia A, marocchina, tunisina, algerina, quello che è, B, che sia Ben Mohamed piuttosto che Mansour Monchef. Allora, se non vi è questa certezza, non è possibile mettere un provvedimento di espulsione per il Marocco piuttosto che per l'Algeria piuttosto che per la Tunisia. Perché? Perché i paesi, i governi non lo prendono, giustamente, e quindi l'autorità giudiziaria non può emettere un provvedimento di espulsione su un caso di incertezza di identità come questo. Noi abbiamo da tempo attivato con i colleghi della Questura di Milano, ma credo tutti gli istituti penitenziari, un programma di condivisione di dati tale per cui, per esempio, se il detenuto viene visitato in carcere da persone che sono nate in un paese del Marocco, presumibilmente sarà marocchino, quindi i colleghi della Questura concentreranno le ricerche verso quel tipo di paese con le autorità consolari di quel paese. Ma questo è il problema, che è quello della identificazione. La terza domanda è: quanti dipendenti ho? Sulla carta sono 800-900 tra agenti e quant'altro. Ne ho distaccati tanti. Sì, no, ne ho distaccati però 200 in altri istituti al sud. Dopodiché ne abbiamo 140-150 distaccati al nucleo provinciale, perché le traduzioni le facciamo noi, ma lei tenga conto che non sono tutti quanti preposti alla vigilanza, ci sono per esempio gestiti dagli agenti tutti gli uffici matricola, gli uffici sopravvitto, il servizio conti correnti dei detenuti, il servizio colloqui con i familiari, il servizio corrispondenza telefonica, e quindi sono dislocati anche in una serie di uffici operativi all'interno delle sezioni, sono circa 400, svolgono i turni naturalmente nelle 24 ore, ad eccezione che nei servizi di piantonamento in ospedale, che fanno le 6 ore. Poi abbiamo adesso dal 2008, grazie a Dio, appunto il personale sanitario, parasanitario non è più nella mia competenza, e si è alleggerito un po' il lavoro, e abbiamo anche tutto il personale dell'area pedagogica, tutti i volontari, il mondo del volontariato, che dà un contributo infinito al nostro lavoro, un aiuto incredibile, soprattutto in questi anni in cui le risorse economiche non ci permettevano di realizzare progetti di respiro
respiro trattamentale, quindi i volontari sono fatti carico di tutta una serie di carenze strutturali dell'istituzione che non potevamo più garantire a causa del fatto che non c'erano soldi, non c'erano le coperture finanziarie. Voi pensate che con il 67% di detenuti stranieri noi non abbiamo un mediatore culturale, per cui quando dobbiamo parlare con gli arabi maghrebini, vabbè, abbiamo sempre qualche arabo e qualche maghrebino che è in carcere da più tempo e parla più o meno l'italiano, magari addirittura di seconda generazione, per cui riusciamo a farci fare da interprete. Ma pensate con i cinesi. È assolutamente impossibile. Pensate con i cinesi. Ma non tanto magari il mio ruolo, quello della gente, quanto quello dello psicologo, dello psichiatra che deve andare a sondare l'eventuale disturbo, l'eventuale disagio, l'eventuale rischio di agito autolesivo. Non è proprio una cosina da poco. Andiamo in Cina. E quindi sono questi i problemi. E quindi il volontariato ha sopperito alle lacune, alle carenze e facendosi carico di tutta una serie di servizi, lavorando pari passo con le istituzioni, con gli operatori istituzionali nella presa in carico del detenuto. La nostra mission, vi dicevo, di San Vittore è quella di lavorare sulla prevenzione dell'agito autolesivo. L'amministrazione ha statisticamente rilevato che le ore immediatamente successive alla carcerazione sono quelle più delicate. In realtà noi abbiamo esteso poi l'arco dell'intervento, per esempio, a tutte le situazioni di condanna. Vi dicevo, rimangono da noi fino alla condanna in primo grado, ma estendiamo l'intervento anche al rientro dei processi in occasione di condanne più o meno alte o inaspettate. In occasione di comunicazioni del Tribunale dei Minori di allontanamento dei bambini, noi non notifichiamo mai immediatamente un'ordinanza del Tribunale dei Minori in cui dispone l'allontanamento, l'affido dei figli minori esterni e sono all'esterno del carcere ad un ente piuttosto che in adozione, ma lavoriamo sempre di concerto con lo psicologo, con lo psichiatra, con i nostri educatori affinché quella notizia venga comunicata o quantomeno prepariamo il detenuto perché non piova dal cielo una comunicazione di questa portata. Insomma, abbiamo purtroppo nel corso degli anni monitorato quelli che sono stati gli eventi critici anche accaduti in altri istituti e abbiamo poi tarato l'intervento finalizzandolo alla prevenzione di tutto quello che può essere causa di agiti autolesivi, perché un conto è essere libero, un conto è essere poi all'interno di una cella dove qualunque notizia poi ha una cassa di risonanza immensa. Cerchiamo di evitare il più possibile che rimangano storie all'interno delle celle quando i compagni vanno ai cortili di passeggio. Abbiamo imparato anche questo, che più li allontano dalla cella più è forte l'intendimento all'agito autolesivo, ma sono 1000 detenuti, su un piano c'è un agente. Voi capite che non facciamo miracoli, quindi la necessità di lavorare per potenziare le attività trattamentali di uscita dalla cella, le attività ludiche, sportive, gli incontri con i familiari, le telefonate. Noi abbiamo un sistema di scheda, abbiamo attivato un sistema di scheda per cui il detenuto ha la sua scheda, c'è l'apparecchio telefonico all'interno della sezione, abbiamo un sistema di controllo informatizzato per cui il detenuto quando vuole telefonare nei termini di tempo previsti dalla legge può farlo autonomamente, quindi chiamare dalle 8 del mattino alle 8 della sera la sua famiglia, sabato, domenica inclusa, Natale, Capodanno, quando vuole lui, senza nessun impedimento se non quello del pagamento della telefonata e soprattutto del lasso di tempo intercorso dalla precedente telefonata, dal precedente colloquio previsto dalla legge. Questo lo possiamo fare. Hanno aperto le telefonate dal 2010-11, non ricordo bene, anche alle utenze cellulari. Fino a qualche anno fa era assolutamente vietato far chiamare i detenuti su utenza cellulare. Quindi il mondo del volontariato veramente va citato e va ringraziato per il lavoro che fa.
domanda? Generale. Nel quadro europeo dei sistemi carcerari degli altre nazioni, con particolare riferimento a Inghilterra, Francia, Germania, visto che qua si parla sempre di omogeneizzazione nell'ambito appunto del teatro europeo, ma noi italiani siamo così indietro? Perché io di sovraffollamento nelle carceri di questi stati non se ne parla mai, forse perché in quegli stati le leggi sono estremamente rigorose e il cittadino ha paura di sbagliare, quindi in carcere poi non ce l'ha. I carceri ce ne sono così tante che gli altri sono in grado di assorbire i metri quadrati con tutte le caratteristiche, quello che noi purtroppo in Italia non abbiamo. Io sono un militare, lei sa che ci sono pure i cosiddetti carceri militari, dove non ci vanno i militari, ci vanno gli altri, purtroppo i colleghi delle forze dell'ordine. Ne eravamo tre, ce n'è rimasto solo uno a Santa Maria Capovetri, ma questa è una cosa a parte. Un'altra cosa che ha un po' danneggiato il sistema carcerario è stata la sospensione della leva, perché con la sospensione della leva il Ministero della Giustizia non ha potuto più avere gli agenti di polizia penitenziaria ausiliari che integravano le guardie e gli agenti attuali, quindi consentivano. E poi la polizia penitenziaria ha avuto pure la funzione che esplica ormai da un certo numero di anni dell'accompagnamento e della vigilanza, che una volta non aveva, quindi è stato anche questo un onere che si è fatto fatica, credo. Ecco, la mia domanda era soprattutto, ma tutti gli altri sono più bravi di noi? Io, una panoramica europea è, come dire, compiuta e precisa, si fa fatica ad averla. Posso solo dire questo, che a fronte, circa 2 o 3 anni fa, uno studio di cui mi ero occupata, ci diceva che nei paesi europei, ma cito i paesi che ha citato lei, non quelli di recente inclusione nella comunità europea, paesi che ha citato lei avevano un trend di incremento della popolazione detenuta in decrescente, non mi viene, cioè mentre l'Italia aumentava progressivamente ogni anno, gli altri paesi registravano il fenomeno opposto. Il motivo per cui questo si realizzasse non glielo so dire, di sicuro probabilmente non avevano un sistema normativo, una cornice di disposizioni così secondo me forti dal punto di vista penale e penitenziario come aveva il nostro paese. Io penso questo, penso che probabilmente per esempio tanti casi o i casi di affidamento e di messa alla prova, la cosiddetta probation, l'abbiamo imparata poi conosciuta grazie alle esperienze dei paesi comparati. Non mi sembra che il soprattutto in Francia sicuramente vi è un problema di sovraffollamento, ma non credo che avesse la portata di quello italiano, questo mi sento di poterlo dire. Quello del personale, quindi del reclutamento del personale, è un problema molto molto importante. I nostri agenti sono giovanissimi, sono reclutati a 20 anni, 21 anni e dopo un periodo di formazione, di corso di formazione, vengono inseriti lavorativamente nelle sezioni. Quello degli ausiliari che venivano poi applicati negli istituti penitenziari con incarichi di vigilanza esterna alla struttura, mi ricordo che non li potevamo impiegare all'interno delle sezioni, quindi lavoravano sul muro di cinta, lavoravano in situazioni non strettamente a contatto con i detenuti. Ora non ci sono più, non ci sono. Io non so se la nostra di là sono più bravi, più rigidi e noi siamo il fanalino di coda. Di fatto, la Corte Europea ha condannato noi, quindi mi sento di dire che questo è un dato politicamente importante, mi sento di dire che questo è un dato che ci ha costretti poi a correre ai ripari, ma ecco, questo voglio dirlo, di una situazione che avevamo, ma lo ripeto, lo stesso Presidente della Repubblica aveva denunciato in tutte le occasioni, lo stesso Santo Padre aveva denunciato in tante occasioni.
il perché sia successo questo non lo so, non lo so. Certo, come ho detto prima, un tratto di penna del legislatore di una riga ti fa spostare i numeri da una parte o dall'altra in una maniera, guardi, sconcertante. Io quando ho registrato 1000 ingressi per violazione dell'articolo 14 della legge 286 della legge Bossi-Fini, abbiamo fatto numeri alla mano, le differenze, 1000 in più e 1000 in meno l'anno successivo. Questi sono dati che parlano. Gli altri paesi hanno questo tipo di disposizioni, hanno questa legge. Gli altri paesi si trovano ad essere, come dire, il ponte sul Mediterraneo per poi arrivare agli altri paesi del nord? Io credo di no, perché noi abbiamo anche questo dramma, questo problema, che inevitabilmente poi finisce per riverberarsi non solo sui CIE, ma su tutto il sistema di accoglienza del disagio italiano. L'Inghilterra no, però insomma. Non so se dia anche una mano, ma lasciamo stare. È di più il problema. Se vengono, diciamo, organizzate, programmate e controllate un po' di più anche dallo Stato. Io lo spero, perché è di comunità e di territorio che abbiamo bisogno, una comunità attrezzata, una comunità seria, una comunità che porta avanti un percorso di percorsi di recupero, programmi di recupero che danno dei risultati, è la svolta vincente. Il privato sociale che affianca l'istituzione in questo tipo di attività è fondamentale. Le dirò di più, c'è anche bisogno sempre più insistentemente di comunità doppia diagnosi, tossicodipendenza, malattia mentale, perché sono sempre di più questi casi. Come dicevo prima, una comunità attrezzata anche da questo punto di vista, che porta avanti il problema della tossicodipendenza con un programma riabilitativo e quello contestuale del disturbo mentale, sono comunità sempre più rare, ma che devono invece trovare nel panorama futuro invece un'intensificazione del servizio, perché sono fondamentali. Soltanto 2 minuti, nessuna domanda, perché i problemi lei li ha già esposti e sarebbero infiniti. Sicuramente questo, tantissimi complimenti, perché lei oggi secondo me è riuscita a farci rappresentare un mondo per noi poco conosciuto o mal conosciuto o con molti pregiudizi. E secondo me persone come lei, che hanno questa pacatezza, questo entusiasmo, questo dedicare la vita a questi problemi, ci danno molta, molta speranza. E questo secondo me è anche il fatto, dipende molto proprio anche dal genere femminile, cioè la capacità delle donne di essere molto concrete e di vedere i problemi nella loro complessità. Complimenti veramente. Grazie veramente signora per le belle parole. Credo anch'io che il genere femminile riesca a vedere le cose in un altro modo e quindi abbia un altro approccio al problema, intanto una maggiore costanza sulla soluzione del problema, e poi avendo tutte quante noi un background a casalinghe, siamo abituate a dover gestire, organizzare ciascuna di noi, no? Una piccola comunità. La mia è un po' troppo grande, d'accordo, però comunque è un'organizzazione che fa leva sull'applicazione, sull'essere presenti quotidianamente e sul voler vedere le cose in un contesto molto più generale, molto più completo, se così si vuole. E poi perché do una sensibilità femminile non guasta mai in questi contesti. Thank you.
ci ritroveremo domenica 18 settembre, dopo le vacanze naturalmente, e avremo l'opportunità, qualcuno ci parlerà di Vittorio Emanuele III e precisamente piccolo grande re Vittorio Emanuele III, un'altra storia. Quindi è una cosa abbastanza interessante. Vi auguro buone vacanze e vi ringrazio per essere